ringraziamo intanto il professor Aldo Schiavone che gentilmente ha accettato il nostro invito qui alla libreria Concordo dei Granai. Ringraziamo la casa editrice di Mulino che ha favorito questo incontro. Soprattutto il professore è uno dei grandi storici italiani ed europei, direi. Non lo dico per lusingarla, ma noi librai, almeno i librai che leggono, conoscono bene la sua vasta produzione, sempre molto, molto, molto interessante. E adesso qui però lei ha lanciato un guanto di sfida, che è quello di trattare un argomento che poi in un contesto come questo, non sappiamo bene se stiamo nel post-Covid oppure stiamo ancora in una scia che non sappiamo, e diventa un argomento effettivamente di straordinario interesse. E come si direbbe a Roma, chi me l'avrebbe detto, però lei, siccome si aggira intorno ad alcuni temi da qualche anno, chi più di lei può parlare del progresso come centro di questa riflessione comune. E io le faccio subito una prima domanda. Lei nel libro, in maniera veramente puntuale, racconta come il Novecento sia stato caratterizzato da una sorta di graduale oblio della parola progresso, no? Legato pure ai due avvenimenti straordinariamente violenti come la prima e la seconda guerra mondiale e la bomba atomica e poi chiaramente una ricostruzione in piena guerra fredda che ha avuto un carattere, cioè diciamo il bilancio, magari quello lo fa anche, lo fa lei, insomma, il bilancio è stato poi, come lei scrive, anche un bilancio più complesso di quello, siamo stati in un'epoca di terrore ma anche di opportunità, no? E poi ci siamo trovati però immersi in una terza rivoluzione, dopo quella lì, la prima rivoluzione mondiale, quella seconda. Ecco, la domanda che voglio fare è questa. Da una parte mi sembra che lei dica, attenzione, dobbiamo stare nel lungo periodo per valutare fondamentalmente l'impatto della parola progresso e una sua, diciamo così, un vettore, una direzione, no? Poi lo spiegherò meglio. Però io le chiedo, ma non è che questa accelerazione della cosiddetta terza rivoluzione, no? Quella tecnologica, ha comportato come, sa che lei lo sa perfettamente, si parla di antropocene, no? Ecco, non è che la tecnica poi, questa accelerazione ha comportato una obsolescenza che lei dice delle categorie politiche non solo per capacità oppure per impreparazione, ma proprio come diceva Gunther Anders in un famoso libro L'uomo è antiquato. Sono molto contento e mi fa molto piacere essere qui oggi con voi. Innanzitutto è bello quello che lei dice. La parola progresso e il concetto di progresso è il concetto proprio ottocentesco. Tanto se il progettismo è ottocentesco, diciamo, dall'illuminismo del mondo e nell'ottocento c'è la parola della moda che definiva il rapporto almeno di una parte dell'umanità, dell'Occidente, la parte più diciamo avanzata dell'Occidente con la storia, il tempo. Il tempo vanno in una direzione che va dal passato per il futuro e dal vecchio per il futuro. Il passato è comunque il vecchio, il futuro è comunque il vecchio. Questo schema è uno schema, ripeto, recente, ottocentesco. Vero che il Novecento ce lo ha annato molto, lo ha molto messo in crisi, perché il Novecento è stato un secolo di straordinaria complessità, ma anche di straordinaria violenza. Pensiamo alle due guerre mondiali, massacri di cui possono dire la storia umana non aveva fatto mai esperienza. E nella seconda guerra mondiale, dentro a questo massacro, l'Olocausto, lo sterminio, il massacro, l'annientamento dell'umano, nell'annientamento dell'umano, una serie di scatole cinesi diaboliche in cui ciascuna era peggiore, se possibile, di quella della pandemia, di crisi economiche che si sono succedute. Questo ha fatto smarrire
la percezione comune ha fatto, come dire, oscurare il senso comune che il progresso fosse la dimensione della storia, che la storia avanzasse da un peggio verso il meglio, perché l'esperienza quotidiana dimostrava che c'erano interi episodi, intere generazioni in cui si sperimentava il peggio e non il meglio rispetto al passato. Lei pensi la generazione della Belle Époque e poi la Prima Guerra Mondiale, come si diceva in diretta, era stato un progresso. Negli anni 10 del Novecento, che sembrava addirittura che esistessero per costruire gli Stati Uniti d'Europa, avanti rispetto al XXI secolo, e poi invece i massacri in ambienti della Prima Guerra Mondiale. E da allora in poi la nozione di progresso si è sempre di più oscurata, fino praticamente a scomparire, io direi, dal dibattito pubblico e dal senso comune all'inizio del XXI secolo. Nel piccolo libro di cui discutiamo io intravedo una delle ragioni, forse la ragione più importante di questo oscuramento, di questa perdita, dentro, come possiamo definirlo, dentro lo scarto che si è venuto a creare sempre di più tra la potenza tecnologica, che aumentava vistosamente in modo da un certo momento in poi esponenziale addirittura, la potenza tecnologica dall'altro, e dall'altro lato la capacità di controllarla razionalmente. Quando dico razionalmente, voglio dire di controllarla orientandola verso il bene comune, cioè verso il bene dell'intero umano, non di un gruppo, di una nazione, di una classe, di un segmento dell'umano, ma orientandola verso il bene dell'umano nel suo insieme. Questa capacità di orientare la potenza nel senso di favorire l'umano, questa possibilità è in crisi, e questo ci ha fatto sbagliare il senso del progresso e ci ha fatto vedere il presente e il futuro soprattutto come luogo di pericoli, di minaccia, la minaccia agli equilibri ecologici, la minaccia ai diritti umani, la minaccia ai livelli economici raggiunti precedentemente, almeno questo è una parte importante dell'Occidente, pensiamo agli Stati Uniti per esempio, in cui invece questa ideologia del progresso era stata la spina dorsale, il senso comune che aveva formato l'identità nazionale, quindi lesioni profonde. Come ne usciamo? Ne usciamo, io credo, in due modi. Uno è quello cui lei accennava giustamente nel suo primo intervento, e cioè riacquistando il senso della profondità del bene, non guardando soltanto agli ultimi 10 anni o 20 anni o anche 30 anni, ma guardando l'insieme della storia, lo cui veniamo noi, dico noi specie umana, l'insieme della storia della specie. Se riacquistiamo questa profondità di campo, ci rendiamo subito conto che una direzione, la storia, una freccia dentro il cammino della storia c'è. La seconda strada, che è la più difficile, la più complessa, io per ora la accenno solo, poi magari ci ritorniamo, è quella di cercare di recuperare lo scatto tra ragione e potenza, tra uso razionale della potenza e crescita della potenza medesima. Questo scatto chiama in questione, lei lo diceva nel suo intervento, la politica. Certo, noi ci troviamo di fronte a un mondo nel quale la politica si è rivelata
esperienza sociale, non ancora politica, mi sembra che faccio una distinzione abbastanza chiara, cioè nuovi universi umani che si incontrano, nuove culture, nuove, insomma, un'esperienza particolare. D'altra parte però c'è un carico quasi per me ambivalente nel capitalismo, no? Da una parte c'è questa forza dirompente che unisce, ma anche un, se manca, ecco quello che lei diceva prima, se manca un governo mondiale, perché la globalizzazione, forse bisogna corrispondere quello che una volta era il vecchio internazionale, oggi abbia una globalizzazione così lasciata a se stessa. E quindi diciamo che un tratto ambivalente, non al suo libro, ma in generale rispetto a questa cosa, perché il capitalismo in fondo poi spesse volte nella sua spinta di rompere alla ricerca di nuovi mercati, alla ricerca di nuovi profitti, alla ricerca, e cozza pure con una parola che è una parola che andrebbe pure ben interpretata e che magari c'è un limite, no? Cioè, se lei pensa, qui purtroppo, ecco, io ho detto un articolo molto bello perché come lei, siamo stati a casa, abbiamo letto tantissimo, cioè, detto, ma, e questo epidemiologo Snowden, un epidemiologo storico americano, che intervenendo ha detto, qui bisogna pure uscire un attimo pure dal mito della crescita infinita, perché questo è il problema grosso. Ecco, quando lei allora dice la tecnica è orientata al bene e include anche un governo di questo limite, perché su questo se no ci troviamo molto spesso nelle discussioni tra decrescita, brutta parola che sembra, e crescita infinita. Come si esce da questo aspetto, diciamo così, questa logica binaria? Sì. La mia risposta è, come dire, telegrafica, questa sua ultima domanda molto, molto pertinente, poi c'è che hanno di motivata di ragionarci un po' su, è tra crescita e decrescita infinita e decrescita felice o infelice. La risposta prima è bisogna trovare nuovi modelli di crescita, nuovi modelli di crescita. Questo è, cioè, il modo per sfuggire all'alternativa e non immaginare che ci sia un solo modello di crescita, quella indotta dall'aumento verticale e esponenziale dei consumi e basta, come se quella fosse l'unico modo per l'umano di crescere e di svilupparsi, aumentare i consumi. Non è così. Ci sono altri modelli attraverso i quali l'umano cresce, non necessariamente attraverso un aumento esponenziale di alcuni tipi di consumi. Ecco, questo è, diciamo, anche perché ci sono. Quindi, diciamo, la mia risposta è bisogna trovare nuovi modelli di crescita fondati su un diverso tipo di consumo. Questa è la mia risposta. Vengo, facciamo un passo indietro. Certamente, a noi oggi l'organizzazione capitalistica del mondo appare come una forma senza alternativa. Questa è stata probabilmente anche una grande perdita della nostra generazione, della mia certamente, del dovere di me, ma insomma un po' anche della sua. E cioè noi siamo vissuti, ci siamo formati in una stagione nella quale la divisione in due del mondo significava anche due futuri del mondo, diciamolo chiaramente, un futuro che era lo sviluppo del capitalismo e un futuro che era il socialismo, nelle sue varianti più o meno articolate, da quella cinese a quella sovietica che nessuno sembrava volesse più, a quella europea, all'eurocomunista, insomma, una variante che andava nella direzione del socialismo, per intenderci. La fine di questa alternativa ci ha, come dire, reso senza dialettica. Noi, le generazioni che sono venute dopo questa crisi, dopo l'89, dopo il 90 del secolo scorso, sono quelle che io chiamo generazioni senza dialettica, in cui il mondo non era più diviso in due possibilità, di cui ognuna pensava di essere il futuro dell'altra, ma si sono ritrovati in un mondo bidimensionale. Non c'è altro che immaginare un'estensione limitata dell'organizzazione capitalistica.
questa è Marx, del movimento socialista da fine 800 e primi decenni del Novecento, cioè l'idea che l'organizzazione capitalistica dell'economia e della società è una forma storica che ha avuto un inizio e avrà una fine. Il fatto che noi non conosciamo quale sarà la fuoriuscita e la fine non significa che questa fine non ci sarà. È come la morte di ognuno di noi. Noi non sappiamo per fortuna quando, come e dove moriremo, ma certamente moriremo tutti noi. È la stessa cosa. Noi non sappiamo oggi, non siamo in grado di prevedere come, quando e in che modo l'organizzazione capitalistica, poi ne dirò perché non mi piace la parola, l'organizzazione capitalistica del mondo finirà, ma certamente e verrà qualcosa dopo. E quindi dobbiamo intanto acquisire fortemente il senso di questa storicità. Quindi stiamo parlando non di forme naturali ed eterne, ma di forme storiche dello sviluppo economico, che saranno superate. Seconda osservazione, queste forme storiche, così come si sono sviluppate, hanno creato già un governo mondiale dell'economia e dei diritti finanziari, e in qualche modo anche un governo mondiale della ricerca tecnologica legata ai flussi finanziari. L'abbiamo visto anche in questi settimane. La ricerca per un vaccino, per terapie, costa cifre enormi. E chi se ne può permettere? Grandi compagnie private multinazionali in rapporto con i governi delle grandi compagnie, la Cina, l'America, non l'Europa, purtroppo. Questo stiamo già vedendo come, dicevo, questo governo dell'economia e della finanza, questo governo mondiale, planetario, dell'economia e della finanza, esiste già, non è un governo dell'economia, non risponde politicamente a niente e a nessuno. È il governo delle merci e del denaro, non dell'umano, non dell'umano. Io credo che questo crea pericoli enormi, rischi enormi e rende non utopistico, non vendicato, ma rende obbligatorio mettere all'ordine del giorno delle nostre agende, dell'agenda dei nostri studi, della nostra riflessione e anche della nostra politica. Quello che non dobbiamo avere paura di chiamare per quello che è un governo mondiale, un governo mondiale. E certo non dobbiamo immaginare come da un giorno all'altro il governo del pianeta. Lo possiamo immaginare per senatori, per segmenti, per esempio a cominciare un governo politico della salute mondiale, ma un governo politico, non un governo affidato soltanto ai medici e ai scienziati, un governo politico della salute mondiale. Questo in qualche modo già esiste nelle aspettative della gente. Ho scritto l'altro giorno, lo racconto questa cosa e fermo la mia risposta. Per adesso, in un dibattito, un'intervista, non un dibattito, in cui una persona intervistata in mezzo alla strada dice: a me non capisco perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha imposto ai cinesi di rendere pubblici dei dati, no? Ragionando come se l'Organizzazione Mondiale della Sanità fosse un governo mondiale, e per lei era normale, lei si chiedeva perché non hanno obbligato. E quando l'intervistatore ha risposto: ma non è possibile, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è un'organizzazione su base volontaria, che non ha nessun potere di interferire e di intervenire nella sfera dei singoli stati. Questa persona ha guardato stupito, Gesù, ma che cosa stai dicendo? Per dire che questa idea, che invece deve esistere, almeno per interi settori della vita umana, un governo volontaria, è già nelle cose, è già nella testa delle persone, deve diventare una realtà istituzionale. Questo è la sfida delle generazioni che ci aspettano, delle generazioni per le quali noi dobbiamo lavorare. Grazie professore per l'articolata anche risposta. Certo, se io penso oggi ai governi nazionali e alle difficoltà già adesso di fare Europa, penso che sarà bisogno quasi di una sorta di processo di cambio evolutivo, non so, ovviamente un cambio di specie, perché
siamo, è come se ci trovassimo davanti a una necessità assoluta che lei ha indicato, che è una distanza, che lei però nel libro dice, una distanza drammatica. Ecco, io, è questo che non, cioè, è possibile che noi in, intanto dico pure una cosa, ecco, torno un attimo prima all'est ovest, no? E sì, lei dice anche una cosa molto, molto interessante, che poi c'è stata una contaminazione, se noi pensiamo pure di welfare in alcuni aspetti particolari, c'è cioè questa emulazione e competizione che c'è stata forse molto più in Occidente rispetto al modello sovietico. E un'altra cosa che volevo condividere con lei, non pensa pure che nel modello sovietico del socialismo, no? E lo sappiamo pure insomma, diciamo, socialismo realizzato con tutti i limiti strutturali in tema della democrazia, e ci sia stata pure una certa ideologia prometeica anche lì, perché è una cosa particolare, perché uno pensa che il socialismo da questo punto di vista fosse molto diverso rispetto al capitalismo, sicuramente lo era nel governo, nel governo delle masse, però dal punto di vista io ho trovato sempre, no? Cioè, comunque, poi, quindi sì, più mi venivano di gigantesche, cioè non è che c'era questa grande sensibilità rispetto al pianeta, cioè questo lo possiamo condividere, no? Cioè, forse però questa idea di una relazione, competizione dove il welfare, il funzionamento, io insomma, penso che io sono stato forse l'ultima generazione che ha vissuto in pieno quegli anni. E detto questo, la domanda che le voglio fare è che è una domanda, una parte centrale del libro che è molto molto interessante, lei a un certo punto si confronta con Helmut Chiavani, Gould, con tutti i grandi paleantropologi, ma anche storici, parliamo di storia profonda, e lei evitando, e questa è una cosa nel libro che devo dire, insomma, era facile capire, non è il caso suo per la sua storia pure di intellettuale, però dico, evitando di capire una sorta di teleologia pure di riguardo ontologico, cioè un disegno e noi praticamente la professione è per il suo. Lei dice però un vettore c'è, che nella visione di Gould, che io ritengo lei dice un grande storico, poi a un certo punto però gli dice, va bene, siamo una specie casualmente per una serie di percorsi assolutamente, lei però dice c'è qualcosa in più. Me lo puoi ripetere questo qualcosa in più, perché forse è una delle parti più stimolanti del libro e anche per me quando ho iniziato a leggerlo inaspettata. Sì, la ringrazio per la domanda, perché è una domanda molto acuta. Intanto io volevo prima chiarire una cosa che avevo accennato, se mi permette. Allora, io non uso la parola nel libro, non è mai indicata, non uso la parola capitalismo, perché in questo io sono rimasto un vecchio marxista. Marx non usa mai la parola capitalismo non è di Marx, Marx usa sempre l'aggettivo capitalistico, modo di produzione capitalistico, organizzazione capitalistica della produzione, ma è sempre un aggettivo. Capitalismo, credo che la parola l'abbia inventata Donkart, la sociologia tedesca di fine 800, perché a Marx evidentemente quella parola capitalismo sarebbe sembrata troppo astratta, troppo astratta, metafisica, e invece era legatissimo alla concretezza reale e alle astrazioni dentro questa concretezza. E anche un po' per questo cerco di non usare la parola capitalismo, questo è poco più che uno scherzo. Vengo invece al cuore della sua domanda, che è, io considero Gould un grandissimo storico, non solo un grande paleontologo, ma proprio un grandissimo storico. Le racconterò un altro episodio piccolo, insomma, divertente, per dire cos'è la scienza americana e la divisione americana del sapere in compartimenti stanti rigidissimi. Una volta abbiamo tenuto, quando io lavoravo con l'Università di San Marino, un convegno sulla storiografia americana contemporanea, per una ricognizione su che cosa erano gli orientamenti. Convegno che tanto da noi dell'Università di San Marino e da tutti i colleghi americani, naturalmente, io ho fatto Torino, allora di queste riunioni invitiamo ad una delle nostre sessioni di questo convegno, Gould. Come se avessi detto, no, no.
invitiamo, che ne so, Mary Monroe, se fosse stata amica, non lo so. E cosa c'è? Ma lui è un padre, lui che è un spalco. Una regata di scuola, non fu invitata naturalmente. E io feci proprio quella che loro consideravano una bella casa, insomma. Ma come si venuti? Ma che diavolo c'è? Per dire che cos'è questa scienza americana che ha punte di grande efficienza e di grande forza, ma anche delle cadute incredibili dentro questo settorialismo. Uso questa parola. Dunque dicevamo, Buller è un grandissimo storico, è stato un grandissimo storico. Cos'è che non mi persuade più in fondo il dottor Modesto? Lui dice, noi siamo una specie fortunatissima, la vita meravigliosa può motivare. Però questa meravigliosità della vita è assolutamente casuale e oltre questa casualità noi non possiamo andare. Il discorso è sottile, siamo veramente sulla lama del ragione. D'accordo, io. Ma quando questa fortuna, questa casualità si moltiplica milioni di volte nel corso del tempo e produce degli effetti, il moltiplicarsi della casualità sempre in una direzione potrà dire qualcosa. Che non è saltato un passo verso il disegno intelligente o verso la mano di Dio. Però, restando proprio sul terreno, come dire, empirico, se io moltiplico la casualità per milioni di episodi e questa casualità va sempre in un senso, cioè quello di favorire lo sviluppo dell'umano, questo accumulo di casualità crea un orientamento, ecco, crea una freccia, crea una direzione, anche se vogliamo giudicare per quello che è solamente una somma di casualità che è andata sempre in una direzione, è però di una riva alla fine. Se io la guardo retrospettivamente, vedo che in milioni di occasioni sono create bifurcazioni evolutive per cui la specie umana poteva essere cancellata o addirittura non nascere proprio, non nascere la vita su questo pianeta. E invece sempre la casualità ha giocato in una direzione per creare le condizioni perché su questo pianeta nascesse la vita, perché la vita diventasse vita pluricellulare, perché la vita pluricellulare generasse forme di organizzazione più complesse, e da qui ai vertebrati, e dai vertebrati ai mammiferi, e dai mammiferi ai primati, e dai primati all'uomo, e dall'uomo all'uomo sapiens, e l'uomo sapiens sapiens arrivasse dove sta. Sempre la freccia giocata in questa. Non per immaginare il disegno intelligente, ma per dire noi siamo eredi di un accumulo di circostanze a noi favorevoli, strepitoso. E questo fa cui vi fa sorte sul piano ricco dei fatti della storia. Se vado alla roulette e vinco non una volta o due volte, ma 10.000 volte di seguito, e c'è sempre il numero su quello puntato, ed è qualcosa di non posso dire no, come se non fosse successo niente. Devo tenersi conto per le mille giocate successive, dopo che ho già vinto 10.000 di seguito. Questo è il punto in cui, diciamo, la mia visione non coincide esattamente con quella di Goodman. Quindi, tornando insomma, concludendo su questo punto, io credo che noi dobbiamo adesso, come dire, mettere a frutto queste circostanze estremamente favorevoli che hanno sempre giocato nel comandato. Ora che siamo arrivati a un punto in cui la nostra potenza, la potenza della tecnica, che abbiamo costruito il tale che permette di impadronirci, come dire, delle nostre stesse basi biologiche e di modificare addirittura l'ecosistema del pianeta, come le dice. Allora appunto trovare, come dire, equilibri nuovi che non vanno individuati nel fare un passo indietro, ecco, la decrescita.
facciamo un passo indietro, no, dobbiamo fare dei due avanti, magari di direzione, due, non costruire le dighe prometeiche come le diceva giustamente la nostra mano, ma porci il problema quali sono le compatibilità dentro un ecosistema, che è quello che noi abbiamo fatto, quando l'abbiamo distrutto, come facciamo? Ma il problema non si, come dire, la salvezza non è nel fare dei passi indietro e tornare alla natura. Quando si torna alla natura del 700 si muore a 40 anni, e io saremo già no, con la natura del 700. E di andare avanti verso, per trovare equilibri diversi, per trovare equilibri nuovi, ma andare avanti per salvare, non arretrare, fare un passo indietro, l'idea che bisogna fare un passo indietro, questa è la mia. Bisogna fare 10 avanti, ma nella direzione giusta. Questa è la sfida di questa vita. Direi una grandissima sfida, diciamo, forse la sfida più importante, come mi dice, forse la sfida più importante anche per la potenza accumulata. E è molto interessante, a me è stato anche abbastanza spiazzante rispetto al mio pregiudizio, forse perché caratterizzato da legatore del Novecento, potenti pensare al progresso, e essendo pure un appassionato del tuo di Moore, del Piavani, del Piavani, questa è una formazione storica, però ecco, anche l'episodio che ha raccontato un sovrappondissimo collega, nel senso, forse è veramente un esempio di provincialismo, però quello che voglio dire. Lei ha un bellissimo discorso quando ha parlato dell'uomo eretto, se poi degli esperimenti a Ginevra, quei 27 km l'anello, quindi come sperimentiamo il Big Bang, no? Dove possiamo arrivare. Lì ha un bellissimo esempio, dice che questo è un cumulo di qualcosa che noi stiamo facendo. Quindi in realtà il libro ci indica con chiarezza la grandissima sfida che ci abbiamo davanti, cioè una governance o comunque qualcosa che effettivamente ci porti a governare questa immensa potenza. E c'è una cosa che le volevo chiedere, ma questa, la tecnica, no? Perché lei parla di tecnica e tecnologia, ovviamente è opera nostra, quindi diciamo che va inserita all'interno di un discorso più generale, perché o non è un dato oggettivo, diciamo così, neutro, è un po' come la scienza, lei certamente dice non è che sono la scienza, ma tutti gli scienziati come se fossero dei soggetti autonomi che indipendentemente dal controllo democratico, quindi qui bisogna anche pensare radicalmente alle istituzioni democratiche, lei lo dice alla fine, e usa anche un termine, diciamo noi abbiamo quasi integrato in noi questa parte tecnologica, e quindi sostanzialmente c'è una cosa, io non so se è giusto dire transumano, perché è un termine che a me non piace moltissimo, però insomma in qualche misura noi stiamo a un, cioè qui entra il limite, no? Come possiamo, perché la sfida alta che lei pone qui, devo dire che lei dice che sono la paura anche storicamente determinata, ma io personalmente ho paura. Nel senso che c'è una parte di me che aderisce immediatamente alla possibilità, no, di accettare questa sfida, c'è un'altra parte di me che dice dove cavolo stiamo andando, perché effettivamente in quello che a noi non piace chiamare transumano, no? Noi siamo nella sfida dell'intelligenza artificiale, questo comporta pure, però lo dice con forza, questo lo devo dire, aumento di potenza, aumento di responsabilità. E ci dica un po' cosa quando parla di integrare la tecnologia, cioè cosa intende esattamente, perché vorrei sentirlo dire da lei. Dunque, allora lei tocca sempre molti punti e le risposte tutti di grande importanza e le risposte sono complicate, ma allora proviamo, certo ha ragione il suo mestiere, proviamo a dire innanzitutto. Dunque, perché non mi piace il transumano come non mi piace il postumano, postumano, transumano, perché? Perché io credo, proprio rovesciando la prospettiva, che il vero umano comincia adesso. Noi fino adesso, io direi, abbiamo avuto un po' forza, in modo così ironico e paradossale, il pre-umano, cioè un umano tutto schiavo della natura. Esatto, vincolato dalla norma. Lei pensi che cosa è stata la vita degli umani fino a 200 anni fa? Una subalternità alla natura, totale, totale. Una piccola febbre, una piccola cosa.
vita speciale, la vita di un individuo, niente, niente. Un capriccio meteorologico, e si innescava una carestia che sconvolgeva intere nazioni, intere paesi, una superternità della natura. Ce ne stiamo liberando, in parte ce ne siamo liberati, non di più. Ma questo è, non significa uscire fuori dall'umano, andare al post-umano, al tanto, significa che finalmente stiamo realizzando l'umano. Quindi se volessi proprio, come dire, rovescerei i termini, dire fino adesso abbiamo avuto il pre-umano, ora stiamo diventando veramente, in una storia di cui noi siamo alunni, l'umano. Quali sono? Io non so. Cioè, dunque, molte giorni fa circa una bella recensione a Progresso di Roberto Esposito, che è un filosofo di una grandissima stima e anche personalmente un carissimo amico, ma questo non significa niente. E Roberto Esposito, nella parte finale della recensione su Robinson, dice, muovendomi un'obiezione forte, dice, quando tu immagini una illimitato aumento di potenza, fino addirittura a permettere in discussione l'idea stessa della morte, io credo per questo, non per noi, che cosa mette in discussione se non l'idea che l'umano è infinito? Ma l'umano senza infinito che cos'è? Perché nell'idea umano c'è l'idea di infinito. Bene. Se noi leghiamo all'umano l'idea di infinito del limite, con che cosa abbiamo a che fare? Io non ho una risposta, io confesso, non ho una risposta a questa domanda. Però io questa, come dire, rottura del limite, io la vedo. Io sento che noi ci arriveremo. Dopodiché, certo, questa domanda che lei mi fa e che Roberto Esposito mi faceva mi lascia senza fiato. Io ne colgo tutta la forza, tutto l'impatto. Cos'è l'umano se quindi togli il limite, se gli togli il finito, se gli togli la morte? Cos'è l'umano? Io non so rispondere. Naturalmente, non so rispondere. Però quello che so è che il fatto che non sappia rispondere non significa che noi ci stiamo avvicinando a questo confine, oltre il quale l'umano sarà un'altra cosa. Ma io credo fermamente che tra 100 anni, 200 anni, non tra 20 o 30 anni, il rapporto tra il finito e la morte, tra l'umano e la morte sarà completamente diverso. Nel senso che avremo forme intermedie, forme grigie, di intelligenza artificiale, di, come dire, di trasporto, dell'interiorità mentale di un uomo dentro una macchina, arriveremo a forme intermedie tra la vita e la morte, diciamo così, che non sapremo, che ora non sappiamo nemmeno definire. Io credo che di sicuro, di questo io lo sento. E allora, Roberto, o lei mi dice, ha capito, e che cos'è allora un umano a quel elevato in limite, elevato in finito? No, non so rispondere, non so rispondere, però il problema c'è. Questa è una giusta risposta, non risposta, secondo me, perché comunque mette sul tavolo un tema importantissimo, perché in effetti stiamo su questa soglia, lo sento anch'io, e l'ultima domanda che le voglio fare, che è questa del Covid, no? Che cosa possiamo, perché il Covid ha rappresentato un passaggio, no? È un passaggio che lei definisce giustamente anche potente, di cui possiamo accogliere la lezione in maniera intelligente, oppure fare finta di niente, ripartire come sempre in un modo poi e che cosa ci portiamo via dal Covid? Lei ce lo vorrei, queste ultime parole che penso interessino tutti, poi niente da lei hanno ancora più valore. Ecco, che cosa, intanto come l'accolta lei questa sul piano personale, quando parla di iniziare a comprendere la portata di questa pandemia, no? Cosa ha immaginato? Oppure infatti è pure uno storico, quindi lo storico c'ha memoria, dovrebbe avere memoria, quindi insomma c'ha pure la possibilità di fare comparazioni, vedere mentre fa, insomma, racconta le altre epidemie. Insomma, io venivo, non so se vi capitò di leggere un libro molto bello di questo.
costruzione del mio fulmine, ma ugualmente i limiti che andavano addirittura da un continente all'altro. Qual è stato l'elemento di novità? Questa è stata la prima epidemia che ha avuto come risposta una medicalizzazione globale. Ma nemmeno con la spagnola, esattamente un secolo fa, quindi già in un mondo abbastanza moderno, insomma, in un mondo in cui c'erano gli ospedali, c'era una medicina già abbastanza avanzata, c'era l'anestesia, insomma, c'era si stavano per introdurre i medici, insomma, era una medicina abbastanza avanzata, eppure niente insieme a questa medicalizzazione totale del pianeta. Questa è una cosa impressionante sul rapporto tra scienza e vita. Io dico, la scienza, altro che la scienza è la storia della vita dell'umano. L'elemento, l'altra riflessione che sta vedendo sul rapporto in cui si è tanto parlato in queste settimane, tra scienza e politica. Io credo che vi sia un confine ben preciso che grosso modo è stato anche abbastanza rispettato in questa crisi. E cioè, il compito della scienza è di predisporre scenari e dare opzioni. E il compito della politica è di scegliere sulla base di questi scenari e di queste opzioni. Ma c'è qui un limite rigoroso tra i due campi. Io credo sia stato abbastanza rispettato. Per cui queste idee, noi ci siamo ridotti in mano degli scienziati, dei tempi, non è così. E non deve essere così. Il compito della scienza è di, come dire, costruire scenari. Se tu fai questo, queste sono le conseguenze, questo è lo scenario. Se l'epidemia si sviluppa in un certo senso, tu puoi avere questo numero di morti, questa saturazione degli ospedali, questo impatto delle terapie su questo tipo di malattie, su questi tempi, su queste cose. Se hai un comportamento diverso, questo è lo scenario, questi sono i mezzi a nostra disposizione. Quindi costruire opzioni e scenari, scenari e opzioni, tra le quali poi è la politica a scegliere, bene, male, meno bene, meno male. E questo delinea, io credo, in modo proprio trasparente, proprio in modo proprio come in una radiografia, delinea quello che dovrà essere sempre più in futuro il rapporto tra scienza e politica. La scienza costruisce scenari e crea opzioni. Il politico sceglie ragion venuta, sceglie sapendo, non sceglie la gita, sapendo quali sono le conseguenze delle sue scelte, perché ha una serie di scenari e di opzioni ben particolari davanti, ben distinte davanti, ben chiare davanti. Ma questo è il rapporto. È il rapporto, se vogliamo, tra conoscenza e trasformazione, tra conoscenza e azione, se vogliamo dire in termini filosofici classici, diciamo così. Quindi qui io vedo in questa vicenda, come dite, così drammatica, naturalmente, io vedo in questa vicenda degli elementi non negativi. Ecco, se dal punto di vista, ripeto, di questa medicalizzazione della scienza che diventa storia della vita di pianeta, da un lato, e dall'altro anche di una delineazione del fuoco di questa tragedia, di una delineazione dei rapporti tra scienza e politica, che mi sembra abbastanza chiaro. Che in qualche modo ha funzionato con tutte le approssimazioni, le defianze tra paese e paese, voglio concludere con un'ultima osservazione, se mi permette, che senza poco per libro, noi abbiamo avuto in questa crisi, ecco un altro elemento di verità, una crisi drammatica della leadership anglosassone sul mondo, definitiva, non lo so. Noi siamo stati abituati, ma non noi vedo, tutto il pianeta è stato abituato a pensare che il pianeta aveva una leadership anglosassone, anche tutti lo pensavano, anche noi in fondo lo pensavano. L'Inghilterra, me e il mondo di lingua inglese è stato due gestioni di questa crisi drammatica, un crollo della politica e dei sistemi istituzionali che votavano intorno alla politica. Drammatico. Per la prima volta, credo, da
di più di 100 anni. Una crisi mondiale ha esibito non la forza e l'impatto dell'egemonia anglosassone sul mondo, come la crisi politica. Si apre uno scenario nuovo. Lei apre uno scenario molto interessante su questa sua osservazione estremamente pertinente, secondo me, che investe pure i sistemi politici e poi ci riporta al discorso iniziale che lei qui accenna e che spero, insomma, prima o poi approfondirà in maniera, lei già l'ha approfondita pure in uguaglianza così, ma ci tornerà sopra perché insomma è un lungo viaggio e spero proprio che torneremo a parlare profondamente di che tipo di politica, quella che lei chiama potenza e ragione, che tipo di politica deve esserci, che tipo di classe dirigente mondiale deve esserci, perché sicuramente, anzi, devo dire che a noi complessivamente ci è andata benissimo. La ringrazio tantissimo, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio il Mulino, ringrazio ancora Aldo Schiavone, il libro, ve lo faccio rivedere, è questo libro Progresso, un libro da non perdere perché è veramente un piccolo libro ma un grande libro nel contempo perché è ricchissimo all'interno e il professor Schiavone firma le copie, quindi potete venire di quelli ad acquistarle. E ringrazio tutti coloro che ci hanno seguiti e ringrazio ancora il professor Aldo Schiavone. Grazie tantissimo. Grazie.